Bene ragazzi, scontro con Jax. Forza andiamo, che io dico sempre già questo dal piccolo. Non ci provo neanche per il punto abilità, perché tanto sarebbe una perdita di tempo, perché nemici imprevedibili, tutto imprevedibile. No, andiamo, forza Jax. E qui però è meglio la soundtrack originale, per cui aspetta, fammi mettere un attimo opzioni, audio, musica, originale, ok, qui voglio l'originale, perché è meglio l'originale qua. Andiamo. Allora, i mostri in gioco sono ste cose verdi che ci sono maschi e femmine. I maschi hanno la corazza e non possono essere schiammati, mentre le femmine sono molto grosse e non possono essere quindi caricate. Allora, qui ci sono i babbei, andiamo. Babbei reazionano molte cose. Ah, sì, me lo ricordo. Allora, un babbeo che sta nell'altro miglio adesso aziona una piattaforma che invece sta qui, questa qua, la fa abbassare. Ma il babbeo che fa reagire questa piattaforma è da tutt'altra parte del video. Ale, e te pareva? No, vabbè. Questo è uno dei livelli più hard. Anche questo livello è molto arduo, Cioè, sono morto un bel po' di volte, anche se conoscevo il gioco a memoria. Quindi ci sta che un'altra morte ce la rifacciamo, ma vabbè, una morte adesso dai, ci sta ragazzi, ci sta, perché siamo morti davvero un bel po'. Allora, questo cosa fa? Ah, ho capito tu cosa fai, ciccio. Passi la piattaforma dall'altro video, vero? Aspettiamo un attimo, si rianimi, perché adesso non ce la posso fare. Tanto qui, ecco, il Reignited Trilogy è una cazzata, per dirvi. Vai. Ecco, infatti, è abbassata. Andiamo. Allora. Qua. Sì, si può planare da qui a là, me lo ricordo bene. Ce la possiamo fare. Io con mio fratello sono riuscita a che... Ho sempre un lapsus qui, Jax. Non ricordo mai qual è il punto esatto per tornare indietro. Unica. Grazie per avermi liberato, Spyro. Abbi cura di te. Hai detto una frase poco unica, ma ok. Andiamo. Ora mi hai preso il via di fare le battute con tutti i nomi dei draghi, All'URSS, qui adesso c'è da schiammare tutte le grassone. Prima che loro ci menino con il loro fiore, arma decisamente temibile, Ho una vita, vai, ne avrò bisogno. Ora per tornare indietro non so quanti tentativi sprecherò. Allora, così, dai. Dai, no, cosa fa questo? Ah, la piattaforma qui, sì, però adesso io devo finire di sfiammare le grassone. Oh, ne avevo lasciata solo una, guarda. Allora, facciamo un attimo il tracciato così, perché sennò... Vai, perfetto. Ora possiamo andare dal babbeo e... Ok. Dai. Va bene, per di qua, su, ok. Fortunatamente YouTube col caricamento dei video, cioè ultimamente gli ha preso l'andazzo di dire sempre che l'elaborazione sta chiedendo più del previsto e che il video verrà messo in coda, verrà elaborato il presto possibile. Però, questione di mezzo minuto e lo fa. Non so se sia merito della fibra o se YouTube si è finalmente dato una mossa col caricamento dei video, ma... Ragazzi, meglio così, perché mi ricordo che nel mio vecchio Let's Play Torri Stregate l'avevo diviso in due episodi. E il secondo, che durava solo un minuto perché andava a prendere lo scrigno che avevo lasciato, non me lo lasciava caricare, Sto stronzo faceva prima il caricamento, poi l'elaborazione, perché sì, è come fa adesso da un bel po' invece che fare tutto e due insieme come prima. YouTube quindi degenera, si involve. Cioè, durante l'elaborazione arrivava a quanto? Non mi ricordo. Lo iniziava a elaborare, rimaneva cioè l'elaborazione rimaneva al 0% e non dava segni di vita. Oh, ragazzi, 3 ore, 3 ore per caricare quel cazzo di coso di merda. Meno male che era un video da un minuto, se no, se era uno dei soldi video, quanto ci avrei messo per riuscire a caricarlo? Ma seriamente. Comunque, quando caricai quell'episodio lì, il giorno successivo arrivò la grafica dei canali che c'è ora. E io non ho mai messo un trailer, perché tanto oramai il mio canale è destinato alla settima discesa, non faccio niente. Anzi, io perdo e basta adesso, non faccio altro che perdere. Ed è inutile che voi mi date il vostro conforto con le parole, perché tanto io, lo sapete, le belle parole non me le fa
faccio niente, perché le parole non cambiano niente. Non cambia la realtà dei fatti. Certo, se magari importate 20 iscritti, allora sì. Ma con le belle parole a me non risolvete proprio nulla, mi dispiace. Non me ne faccio niente delle belle parole. Cioè, discorsi di incoraggiamento inutili, eh. Allora. Dai, qui dobbiamo colpire due, vabbè. Ora, qui nell'originale era difficilissimo, qui nella remastered è una cazzata. Dai. Perfetto. No! Deficiente! Ma come ti pro... come ti permetti di fare così? Madonna, guarda, oh! E io che volevo... Vai, ok. Dio santissimo, ma te guarda. Hai tanta voglia di morire? Come Eren, lo stronzo che ha tanta fretta di morire. Non sei tanto diverso, Spyro, eh? Sempre con la fissa di voler prendere a calci i nostri Nork. E hai tanta fretta di morire, a quanto pare, dato che me ne fai di tutti i colori. Draghetto bastardetto, vai. Qui? Qui ci sono tante gemme. Oh, ecco! Qui c'è il drago preferito di Crash Stefano, Revilo, che dice la frase più insensata di tutti i draghi. Vai. Consigli prima della battaglia? Consiglio? Un drago saggio una volta mi disse di puntare in alto nella vita, ma di stare attento alle casse volanti. In effetti! Ok, andiamo, ecco qui. Subito. Un po' ci speravo, ma niente. Io devo fallire sempre subito. Nonostante io quel pacco l'avessi visto, lo stessi evitando, niente. Mi fa comunque colpire, perché io devo fallire sempre. Evviva, tanto è così, no, con me. Che cazzo ti ridi, ma deficiente, vai, ecco. Essendo un babbeo, va al suo passaggio, le piattaforme si alzano. Vai. Ok. Con Gianco, se siete abbastanza svelti, potete... Ecco, potete... cioè, fregarlo così, non gli date neanche il tempo di attaccare. Vai, ecco, guardate. Spammato gemme viola qui. E vengo spammato gemme viola pure qui. Ecco fatto, ragazzi. Ecco fatto. Cioè, e abbiamo già completato il livello al... al 100% in soli 7 minuti. Cioè, vedete, già che sarà un livello piccolo, hanno voluto mettere, non so perché, le 400 gemme. O 500, ora non ricordo. E niente, non gli bastava lo spazio e... boom, hanno spammato un casino di gemme viola alla fine. E questo ha confermato l'ipotesi, cioè, vi ho illustrato adesso l'ipotesi che avevo dato, che vi avevo dato a Dry Canyon. Allora, adesso... non ci resta che il circuito gelato, ragazzi. Non ci resta che quel cazzo di circuito gelato. Madonna. Cioè, volo ghiacciato, ecco. Volo gelido è stato nominato. Comunque, sì. Questo livello è qua troppo lì. Chissà che sia male in tutte e due. Se poi sei abbastanza veloce, puoi salire subito qua. E la madoscola, comunque. Sto livello di volo, guardate, qualcosa... di incredibile. Va bene, ragazzi, alla prossima con volo gelido, dove ci impiegheremo un bel po'. Ciao!